Oggi è lunedì 18 gennaio 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 18 gennaio 1644. Verso la mezzanotte, tre uomini in arrivo in barca a Boston notano nell'acqua due fasci di luce. Le due luci salgono dalle profondità marine, dalla zona nord, e a un certo punto si fondono, assumendo la forma di un uomo. Questa figura si muove sull'acqua verso sud. Poi all'improvviso scompare. È il primo avvistamento nella storia di un USO, Unidentified Submerged Object, oggetto subacqueo non identificato. A riportare l'accaduto è il diario di John Winthrop, il primo governatore della Massachusetts Bay Colony. È un avvocato inglese proveniente da una ricca famiglia di proprietari terrieri. I documenti dell'epoca riportano che successivamente al primo avvistamento altre persone avevano notato la luce emergere dall'acqua e muoversi in direzione sud. Gli avvistamenti di USO avvenuti nel corso della storia vengono classificati all'interno delle teorie sui misteri riguardanti la provenienza e la natura degli UFO. Unidentified Flying Objects, oggetti volanti non identificati, sebbene siano numericamente molto inferiori a queste ultime. Il primo avvistamento del 1644 potrebbe, secondo gli esperti, essere determinato da un fuoco fatuo. Sono fiammelle, solitamente di colore blu o celeste, che si manifestano a livello del terreno in particolari luoghi, fra i quali paludi e stagni. Derivano dalla combustione di metano o fosfano, dovuta alla decomposizione di resti organici. Ad alimentare il mistero al tempo dell'avvistamento del primo USO dalle sembianze umane è la circostanza che poche settimane prima, nella stessa zona, la nave del capitano John Chaddock era esplosa. Un marinaio aveva accidentalmente innescato della polvere da sparo. L'esplosione aveva ucciso lui e altri quattro uomini. Mentre i corpi di questi ultimi erano stati ritrovati, l'autore dell'esplosione, un uomo che si diceva professasse la capacità di comunicare con i morti, non è stato mai trovato. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.